Salve a tutti amici e ben ritrovati. Io sono Simitterri e eccoci qui al primo episodio di Uncharted 4, la fine di un ladro. Stiamo tornando a Drake a cercare tesoro. Dopo aver fatto The Drake Collection, Nathan Drake Collection con i primi tre giochi di Nathan Drake, ho deciso anche di fare insieme a voi, di nuovo che già avevo giocato questi corsi qua, ma di rifare insieme a voi Uncharted 4, così da chiudere il cerchio e goderci anche la fine del ladro di Nathan Drake. Inizio questa nuova avventura insieme, vediamo un poco di andare avanti, vedere, gente, non mi ricordo tanto bene la storia, quindi sarà diciamo quasi gioco la prima volta, perché è il gioco 2016, quindi sono 4 anni, quindi in 4 anni può succedere di tutto. Beh, detto questo, basta andare avanti, quindi bando alle ciance, e che oggi inizio, let's go! Beh, questa inizia subito con il botto, con una scena un po' più avanti della storia in cui inizia la storia, invece di qua il terzo, diciamo il terzo, inizia subito con noi che siamo seguiti da qualcuno. E siamo con Sam, che poi scopriremo chi è Sam. Ovviamente che deve fare lui qua, visto contro quelli che hanno i mitragliatori, non credo sia normale. Vediamo se c'è un puttone noi via. Diciamo di sì, cioè, ma non riusciamo a spingere a mare, peccato. Ok, è andato via. Oh! E cerca di non restare in scia! Nathan. Nathan. Cosa dobbiamo fare con te? Ormai sarai stufo delle mie prediche e io sono stufa di ripeterle. E ora dovrai stare qui con me per il fine settimana invece di andare in ritiro con gli altri. Non mi importa.
Sì, è questo il vero problema. Perché devo essere l'unico a stare in punizione? Perché hai iniziato tu, Larissa? Non voleva ridarmi il mio libro. Ti avevo detto di tenere in camera quei libri. La colpa è soltanto tua. Questo non gli dà il diritto di rubarmeli. Quindi pensi che ti dia il diritto di tirargli un pugno? Non era solo per il libro. Per cosa, allora? Niente. Lo dirò al confessore. Nonostante i miei sforzi, sembri davvero deciso a ripetere i tristi errori di tuo fratello. È un peccato. Sam! Bene, dopo il momento iniziale, che deve essere stato molto spiacevole, iniziamo con Ricchia dell'avventura, primo capitolo in cui andiamo un giovane Nathan Drake, come è successo già nel terzo, ma lì era molto più avanti, già lui era scappato dall'orfanotrofio, qui invece è l'orfanotrofio, sappiamo la madre si è suicidata, il padre ha rifiutato la loro custodia e quindi... Sapete, entrambi i fratelli, perché sembra il fratello di Nate in orfanotrofio. E sembra lì, che tu hai il più grande, quindi può andare via. Noi siamo ancora piccoli, quindi dobbiamo stare qua. Vabbè. Vabbè. L'inizio è sempre qualcosa che è sempre avanti, che ti porta sempre ad avere il fiato sul collo, oddio, davvero terribile. Ok, fai piano. Ok, siamo qui. Penso di andare qua. Ok. È il nostro dovere aiutare i ragazzi. Ma rischio di trascurare le decine di altri ragazzi sotto la mia tutela. Cosa vuoi? So già come fare. Non sono ancora disposto ad arrendermi. Non puoi dare il problema. Senta, parlerò con lui domattina stessa. D'accordo? Buonanotte. Notte, sorella Katrin. Sente parlando di Nate, che lei lo vorrebbe cacciare. Penso questo. Come fate, dai, fate. Sì, è vero, sarà forse Drake un poco... Nate un poco... come si può dire? Birbante, però... Andiamo un po', farò da freddo, si sono messi nel giro, ha spentonato uno dei libri, nata per farsi beffa del bambino. La scalentata a terra, sebbene Edward sia più robusto di lui. Mi sono affrontato di ripetere la fine di questo. Pad. Quindi, non sai cosa sei più grande? L'abbiamo fregato, eh. Grande Nate, però ora dobbiamo andare. Là c'è. Che è il Papa. Quindi siamo un fratello cattolico. Qui è chiuso, dovrebbe essere. Sì, infatti. Dobbiamo girare la suora. Ok. E ce l'abbiamo fatta. Alla lì, Sam. Ok. Ecco il mio bastone. Quella parte più difficile, forse di questo livello. Nate, perché parli sempre? Cioè, pure da bambino parlava sempre e poi c'è qualcosa. Perché deve fare così, Nate? Sam. Ok, qui c'è lo zaino, ma non c'è lui. Wow, devi imparare a guardarti le spalle. Certo.
Ehi, è bello vederti, fratellino. Cosa? Cos'è questo? Ma scherzi, di nuovo? Non è niente. E il patto di non cacciarti nei guai? Ma ci spalava merda addosso. Allora? Ha detto che papà ci ha scaricati perché siamo un peso e mamma è all'inferno per... Nathan, dai, lo dicono solo perché sanno di ferirti. Capito? Devi imparare a riderci su. Tu non ridi. Fai quel che dico, non quel che faccio. Tieni. O prendi freddo. Forza. Quindi, perché sei venuto qui così? Se le suore ti beccano, chiameranno la polizia. Ho un regalo per te. E non può aspettare Natale. Cosa? È qui fuori. E il non cacciarsi nei guai? Beh, questa è un'eccezione. Bel sacco. Beh, già vediamo sempre che è molto protettivo rispetto a Nathan. Dice fai quello che dicono, quello che faccio. Però ovviamente lui, anche lui è un... come Nate. Come sta padre Duffy? È l'unico che si salva qui. Entra per un saluto. Nah, non mi servono ramanzini. Di qua. È stato facile. Andiamo. Cavolo. Non l'hai puntellata? Ma l'ho fatto. O almeno credevo di averlo fatto. Non importa, passeremo dall'alto. Dall'alto? Tu seguimi. Guarda. Qua. Wow. E ora siamo pronti a salire. L'hai mai fatto prima? Un paio di volte. Su, forza. Tocca a te. E tu? Cosa combini? Lavoro soprattutto. Esci ancora con quella tipa? Chi? Crystal? Abbiamo alti e bassi. Per ora soprattutto bassi. Ok. E ora? Niente paura! Non pensare e salta! Puoi farcela! Andiamo, Nathan! Ti tengo! Visto? Niente di che! Già, una passeggiata. Resta con me. Forte, eh? Fortissimo. Di qua. Ti seguo. Tra poco c'è un salto. Ok. Resta al centro. Procedi qua. Dici che è peccato? Forse abbiamo peccato. Pronto, Tarzan? Sì. Vai avanti. Dai, sul campanile, forza. È troppo alto. D'accordo, allora fai il giro.
bel panorama, eh? Sì. Non male. Diciamo che sto facendo molto spazio al gioco, che quindi sono andato iniziale, scopriamo anche un po' Sam nei suoi dialoghi. Eri già stato su, su questo tetto? No. Sai dove devi andare, giusto? Più o meno. Aspetta qui e guardami. Ok. Andiamo a copiare come fa lui. Dai, sali qui. È una parola. Uff. Andiamo. Ce l'ho fatta. Sì. Certo che sì. Forza, seguimi. Sai cosa? Questa volta lo fai tu. Davvero? Sì, davvero. Io ti vengo dietro. Bravo, okay. Nathan. Proviamo. Wow! Ok. Scendi. Così si fa. Siamo liberi. Bene. Che te ne pare? Eh? Wow, hai preso la 250. 250? Che stai farneticando? No, è la 502 cilindri. Incredibile. Già. Dove l'hai rubata? Wow. È un colpo basso. Ok, devi sapere che sono molto cambiato. L'ho comprata lavorando sodo. Dai, su, monta in sella. Cosa? Quando fai queste sorprese è perché cerchi di farti perdonare. Tu sei fin troppo sveglio, lo sai, vero? Va bene. Ho trovato lavoro. Pagano bene. Molto bene, ma starò fuori città per un po'. Quanto sarebbe un po'? Ah, circa un anno. Al massimo. Ma tornerò prima che tu te ne accorga, credimi. Mi pianti in asso? Oh, smettila, non essere così tragico. Quindi non ti è bastato abbandonarmi lì dentro? Come puoi farmi questo, Sam? Ehi, lo faccio per il tuo bene. Quei soldi saranno utili a entrambi. E nel giro di un paio un d'anni paio uscirai... d'anni? Portami con te. No, mantengo a stento me stesso. Contribuirò. Senti, so che l'orfanotrofio ti fa... Non sai quanto. Sì, ma ora per te è la soluzione migliore. Capito? Davvero, fidati di me. Non è giusto. Ehi, abbiamo mai avuto niente di giusto? Ma ce la siamo cavata, no? Certo. Beh, sai, la moto non era l'unica sorpresa. E dovrò svelarti la seconda. Cosa? Ho trovato le cose di mamma. Quelle vendute da papà, ho rintracciato l'acquirente. Ti avverto, se lo dici solo per consolarmi. No, 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 te lo giuro. Dove? Ah, al di là della città. Che ne dici di andare a prenderle? Vuoi dire rubarle? Beh, non puoi rubare ciò che ti appartiene già. Non credo che la polizia sia d'accordo. Allora non facciamoci beccare. Te la senti? Ovvio che sì. Sto a star más fácil de lo que esperaba, ¿eh? Dovrai impegnarti un po' di più. Acabemos con este. Fatti sotto. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¿Qué está esto? ¿Eh? ¡Huele ahí! ¡Te voy a matar, come mierda!
Te voy a cerrar la bocota, gringo. ¡Dale! ¡Lásame! ¡Ya basta! ¡No puedes hacerlo! ¡Ya basta, idiota! ¡Mátame! Non era una risa, eh? Vero, piccoletto? Ti voglio ammattare, gringo, come merda! Chiamami quando sarai abbastanza alto per le giostre. Ti vuoi sacare a tirare per il culo? Solitaria! Cagliano! Devo stare sperando qui, eh? Apre. Andiamo. Quanto tempo dovrò restare qui dentro? Eh? E dov'è il bagno? Ce l'hai davanti. Divertiti. Sicuro. Gracias. Alzati. No, dai, stavo facendo un gran bel sogno. Ehi, ehi, va bene, piano. Va bene, calmati. Per favore, non vedi che sei dentro del nuovo? Culpa, pendejo. Magari potrei farmi una doccia. Cagliati. Buongiorno ragazzi. Ah, già sera. Non si capisce da qua giù. Oi, idiota! Sali le scale. Viene saliendo un prisionero. Abran la reja. Ehi, tanto piacere. Che luce e umidità. Benvenuto a Panama. Ehi, gringo! Dillo che insiste a Gustavo! Tengo un cuchillo che tiene tuo nome, amico. Bene, iniziamo questo viaggio in posto invernale e stiamo scoprendo che siamo a Panama, in Sud America. Ovviamente la lingua spagnola è un po' d'aiuto. Grazie, grazie. Partiamo noi da una parte in cui siamo seguiti da in nave. Poi bambini, ma sono qui in carcere. E a un certo tempo sembra così un poco. Ti butto tutto e poi ti fa capire il perché di tutto ciò. Sai che mi andi qua. Apri la reja. A onde lo llevas? È una sorpresa. Diviértete. Io parlo un po' di spagnolo, sai. Aspetta, cosa hai detto? Lo scoprirai molto presto. Beh, sembra che Lucio fa la sorpresa. Oddio. Ciao. No, Flavio, io non mi mischiamo cosa fare. Niente. Non guardo niente, che cavolo vuoi? Picco, picco, che sei una meta. Dio mio. Dove mi stai portando? Lo vedrai. No. Bene. Ok. Di qua. Che vuole farmi questo? Mi vuole fare male, mi sa. Comincia vagamente insospettito. Anche io, Nate. Anche io. Sai, questo non sembra affatto l'ufficio del direttore. Che hai ricevuto? Secondo i topi. Qui dentro. Siamo arrivati. Bene. Ok, mi togliereste le manette? Voglio una fetta. Fetta? Qualunque cosa speri di trovare, ne voglio un po'. No, Vargas, l'accordo era che ci avresti fatto entrare, uscire e basta. E basta? Sto rischiando le chiappe per voi, gringos. Sì, Rafe ti paga un mucchio di soldi per il disturbo. Sì. Ma non abbastanza. Ti han detto di non aprirla. E mi hanno anche detto di non accettare mazzette.
o portare qui gente, o anche picchiare i detenuti. Ma eccoci qui. D'accordo, ma stai attento, a 300 anni. Era un membro della ciurma del capitano Henry Avery. Tu sai chi è? Era un pirata. Il pirata che ha fatto il più grande colpo della storia e l'ha fatta franca. Era su un libro. Bravo. Più di 400 milioni di dollari in oro e gioielli, tutti su una singola nave. La Gunsway. Sì, conosco già la storia. Puoi arrivare al punto. Sono rinchiuso nella cella più alta della prigione spagnola. Ecco, spero che un giorno tu possa riuscire a entrare in questo luogo infernale, portare la mia croce e scoprire le ricchezze del paradiso. Quindi? Cosa vuoi? Le ricchezze del paradiso. Oh, santo, è una metafora. No. Tu e gli altri non avete pagato per entrare in quel luogo infernale solo per una metafora. Voglio una fetta. Ok, facciamo così. Tu mi lasci salire e controllare la cella. E se dopo 300 anni è rimasto qualcosa, puoi fare un accordo con Rafe. Ora potresti... La lettera? Por favor. E come pensi di arrivarci? Scalando. O forse preferisci farlo tu, visto che vuoi una fitta. Cerca di non crepare. Sì. Questo è il piano. Hai ricordato ciò che ti ho chiesto? Sì. L'ho nascosta laggiù, sotto al tavolo da lavoro, vicino alle casse. Ottimo, grazie. Bene, quindi capiamo che siamo qui per cercare segni del tesoro di Harry Avery, un famoso pirata che ha fatto un grandissimo colpo, e lui è stato pagato da Rafe, che deve essere il vostro il capo, quello per cui stiamo lavorando. E già, va detto, alla grande questo gioco, sempre con colpi di scena, tutti insieme, boom boom boom, si può dire, ma penso che questo primo episodio si conclude qui. Invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e dire la vostra. In caso avete fatto, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina se riceve notifiche quando i video che usciranno. E vi ricordo anche se mi su Twitch, da fare live, e su vari social come Twitter, Instagram, Facebook, così sapete più del mio lavoro. Detto questo ragazzi, al prossimo episodio, da vostri Terry, passo e chiudo.